Cominciamo dando un buongiorno a tutti, un buongiorno che però è cominciato molto male con l'operazione che questa mattina ha visto lo svolgersi, l'eseguirsi di 25 arresti a carico di altrettanti attivisti che il 3 luglio erano presenti in Val di Susa per affermare che la valle non poteva essere espropriata, non poteva essere militarizzata, che il territorio è un bene comune e che tutti noi continueremo a difenderlo. Questa mattina la polizia è entrata nelle case di 25 persone in tutta Italia e li ha arrestati, li ha portati via e li ha tradotti immediatamente in carcere. È un'operazione che non possiamo tollerare ed è soprattutto un'operazione che è palesemente un gesto, un segnale che il governo Monti ha voluto lanciare. Dentro una fase di crisi, come l'abbiamo definita, una crisi sistemica, una crisi che sta assumendo sempre di più caratteristiche spaventose ad alcuni punti di vista, dove il contesto sociale è in continua mobilitazione, in continuo fermento, basta vedere cosa sta succedendo anche nelle sue mille contraddizioni tra il movimento dei forconi in Sicilia, quello che sta accadendo con i pescatori ieri caricati davanti a Montecitorio o col blocco dei tir nelle autostrade, il governo Monti ha voluto confezionare un pacchetto di risposta che però non attaccasse quell'esperienza, ma un'esperienza forte, un'esperienza che ha saputo parlare un linguaggio di liberazione, un linguaggio di costruzione collettiva dell'alternativa al modello della crisi, al modello dei governi tecnici. Noi questo lo rifiutiamo e diciamo immediatamente al governo Monti, alla polizia e a tutti coloro che pensano che operazioni come quella di stamattina possono intimidire, possono fermare le mobilitazioni, che si sbagliano di grosso, che anzi la battaglia nottata riprende, ricomincia da oggi, la portiamo anche nei nostri territori dove da qualche giorno abbiamo iniziato a costruire una mobilitazione contro la costruzione dell'alta velocità anche nel Veneto e la riportiamo anche in Val di Susa. Continueremo a rispondere all'appello di tutti quelli che si rifiutano di vedersi sottrarre, di vedersi scippare il proprio territorio e vogliono riappropriarsene. Vogliono gestire i beni comuni che appartengono a tutti e che non possono essere comprati da qualcuno. Per cui, oltre a dire appunto che la battaglia non si ferma, che anzi ricomincia da qua, chiediamo l'immediata liberazione di Zero e di tutti i 25 compagni, fratelli che sono stati arrestati nella mattina di oggi, perché non è accettabile che gli arresti vogliano andare a fermare battaglie come quella nottata. Zero è protagonista di mille mobilitazioni insieme a noi, per la difesa dei diritti dei migranti, per la difesa dei beni comuni, per la difesa dei territori, e quindi non possiamo accettare che venga passato per un violento che ha creato la guerriglia in Val di Susa. La guerriglia in Val di Susa l'ha creata chi ha militarizzato quella zona, chi si è presentato con gli estintori, chi si è presentato con gli idranti e tirava sassi contro i manifestanti nascosti dietro i manganelli e le divise. Quelli sono i violenti in Val di Susa, quelli che da un metro di distanza hanno sparato un gas CS sullo stomaco a Jacopo, quelli che hanno torturato dopo aver fermato Gianluca e Fabiano dandogli con una mazza di ferro in faccia. Quelli sono i violenti, quelli sono quelli che vanno fermati, non chi afferma che i beni comuni sono un bene di tutti che non può essere sottratto. Liberi tutti, liberi subito.